Eccolo. Tutto è successo di tutto, ragazzi. Lag, robe varie. Abbiamo voluto fare gli esperimenti su OBS, ma OBS fa schifo al cazzo. Benvenuti a questa live riesce. Siamo in corso 8 minuti e 30. Non è successo niente a parte il tiro di Costi. Di prove del saranno gioia Madonna, lo scopriremo tra poco. Attenzione, Ull, gol. Vlahovic è arrivato adesso. Il gol. Dusan Vlahovic. Ovviamente è check del VAR, Nick. Check del VAR. E che due coglioni, però sarà annullato. Vabbè, ho capito. Sta riesce, non va neanche in onda, neanche questa. Veramente. No, gol confermato, vaffanculo. Godo. No, aspetta, no. Come no, gol confermato, poi non. Sì, gol confermato perché l'arbitro ha dato il pallone al quarto uomo. Non so per quale motivo si faccia sta cosa. Un bel gol qui. Adesso sto vedendo il cross. Bravi, ci tira il gol, bello. Vediamo se questa aggressività si manterrà costante. Attenzione, qua si salva qua la Lazio. Mamma mia, che parata qua, tanto qua. Calcio d'angolo per la Lazio. Sì, diciamo che generalmente calcio, se posso evitare di mettere quelli che giocano con la Juve. Attenzione, pericolosa la Lazio con Casale, mi pare, però attento Szczęsny. Sì, abbiamo rischiato. Diciamo, evito sempre di mettere quello. Cioè, ho messo giusto Luisa, no, chi è? Felipe Anderson, ma perché è un giocatore forte. Però Kamada è l'altro che ho, che non mi ricordo chi cazzo è. L'ho lasciato. Che è l'altro che banca, non mi ricordo, che uno è Kamada, che ho dalla Lazio. Poi vabbè, Felipe Anderson, che comunque è sempre giusto mettere. Poi l'altro non me lo ricordo, devo vedere, dopo vedo. Attenzione a patatine McKenny. Siamo in bellissima azione, cazzo, cazzo, cazzo. 2-0, andiamo. I due bimbi ci stanno vaccinando. Stiamo, come si può dire, stiamo giocando bene, dai, diciamo solo questo, stiamo giocando bene, non diciamo nient'altro, va tutto nato anche da una buona giocata di Locatelli, che sembra essere rigenerato dopo la sosta delle nazionali. Diciamo che molto aiuta anche aiuta molto anche la presenza del tifo organizzato oggi nello stadio. Attenzione, perché la Lazio si ripropone in avanti, attenzione, però chiude molto bene McKenny su Zaccagni. Attenzione Miretti, oh Madonna, mamma mia ragazzi, che Juve però. Ci siamo magnati. Fede, Vlahovic. Niente. Attento. De Gea, sì, vabbè. De Gea, non giocava. De Gea, vabbè. Nick se n'è andato in ori. No, 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 no. Mamma mia, Rabiot che stava per combinare. Mannaggia. Per fare un casino, Rabiot. Il fesso, ma... What the rock? Finito, finito primo tempo, meno male. Juventus 2, Lazio 0, una buonissima Juve per... Direi 35-40 minuti, poi ha avuto, vabbè, classico calo che ci sta quando sei sul 2-0. Direi tutto perfetto al buono in questo momento. Sì, no, niente da aggiungere. Un buon primo tempo. Buona prestazione anche difensivamente parlando. Molto bene Locatelli e Bremer. Anche McKenny non mi è dispiaciuto. I due marcatori non li cito neanche perché, insomma, stanno decidendo la partita. Sì, sono quelli che ci stanno tenendo per le parti basse, la Juventus. Sì, sono i trascinatori tecnici e emotivi, questa squadra. Colpo di mamma mia, deve allungarsi in corner. Parata di Povedello su. Trovare il tempo su questa palla che forse era destinata a Kostic per una torre. Rabiot, è andato vicino al 3-0, Rabiot.
non sembrava pericoloso, però poi ha fatto una strana traiettoria e colpì testa in più. Angolato e c'è corner. Dai, facciamo il terzo. Colpo di... No! No, che cazzo si è mangiato il capitano? Cosa si è mangiato Danilo? Era solo, c'erano due da soli, com'è possibile? Aia. Ma questo è fallo però, ma è fallo! Come fai a non dar fallo? Madonna, qua Camada. Addosso. Ma era fallo per me. Non fai non dar fallo. Aia. No, Madonna Camada. Dai, ripartiamo su Rabiot. Chiesa. Ma non dagliela lui, non dagliela Felipe Anderson. Aia, Zaccagni. Fermalo. Bravo Miretti, bravo. Peccato che qua Vlahovic è nettamente in ritardo. Qua Casale cosa sta facendo? Che rinvio sta facendo qua su Provedel. Rischia veramente troppo, si rischia. No, non fatelo tirare, no, c'è spazio. C'è... Aia, brutta questa. Felipe Anderson, bravo a chiudere qua. Kostic, bravo a chiudere. Corner per la Lazio. Scivolata proprio all'ultimo, cioè, col piedino. Allora, stiamo calando il secondo tempo. Stiamo calando letteralmente, cioè. La Lazio sta prendendo controllo del campo, secondo tempo. Aia. Madonna, qui. Non facciamo cazzate, non regaliamo rigori alla Lazio, quindi non vedono l'ora. Bravo Chiesa, vince un contrasto e ce l'hai messo. Però. Ma non c'è niente, ma rialzati Ciro. Non ti ha toccato nessuno. Non ti ha toccato nessuno. Bene, la curva c'è un po' di striscioni, però si stanno facendo sentire. Aia, rinvia. Sì, però Vlahovic è troppo isolato, c'è nessuno che va a aiutarlo, il serbo. Casale vorrebbe qualcuno incontro, deve girare ancora a largo. Pellegrini, Zaccagni finge il contromovimento. Dai. Romagnoli, Provedel. Madonna, stai. Dai. No, questo è regolare, Chiesa. Dai. No. Ma come fallo? Ma come? Ma prima lo fischi, poi prima non lo fischi, lo fischi poi 5 secondi dopo. No, non sono d'accordo. Ci sia poca uniformità, alcune volte Maresca ha fischiato questi falli, altre volte no. E ma porca miseria, ma questo qua, questo Maresca. Adesso arriva anche la Lazio, con Immobile costretto da passare. Dai, cioè, però non posso, possiamo stare tutto il tempo ad aspettare la Lazio, però. Dai, questo è un buco. Mamma mia, Felipe Anderson di poco. Madonna, esce con i pugni, Provedel, aveva fatto un buon... Cross perfetto per Vlahovic, però Provedel ha capito tutto, cazzo. Come giallo? Dai, ma Gatti, ma ti fai ammonire per perdita di tempo, su. No, non farti espellere. Buoni. Però gli interventi sugli altri giocatori no, cioè. Gialli sugli altri giocatori del Lazio no, Dai, su. No, così però.
L'intervento di Locatelli, forte, con timing perfetto, non recupera palla la Juve ma tiene indietro la Lazio. Vai, ben pressare. Casale. Felipe Anderson viene in... Aia, com'è andata a vuoto qua Danilo, com'è andata a vuoto, com'è andata a vuoto. Lui cerca il rimorchio, palla un po' arretrata per Immobile, c'era il Zaccagni. Mamma mia, cosa stavo per fare? Fagioli, stavo per fare una purete qua. Credo Fagioli, non so se era Miretti, no, era Fagioli. Che per ridare il parere dei passaggi, per spazzare via il pallone, praticamente stavo per fare un autogol su Szczęsny. Oh, ma no, cos'è sta roba? La lunghezza. Dai. Niente, ci stanno schiacciando, la Lazio si sta schiacciando. Questo lo fischia, ovviamente. Gli altri falli che per noi no, neanche un giallo a favore della Lazio, questo lo fischia però. Su ragazzi, mamma mia, qua Bremer cosa stava facendo? No, non queste robe! E gol, lo sapevo, sono una cazzata di Bremer. Vai Vlahović, tira. Che gol che ha fatto, che gol, scusa. 3-1. Dai, però Maresca. Fischia è finita. Si vince 3-1 contro la Lazio. Si manda a casa il pianisteo Maurizio Sarri con queste belle tre pere. E si va felici con questa bella vittoria. Praticamente si vince e si va in testa al campionato.